Ciao ragazzi, buongiorno a tutti. Oggi recensione di Snapshot, un'applicazione dell'Adidas che ci permette di misurare la velocità del calcio di un pallone, l'angolazione e la distanza che copre il volo del pallone. Quindi ora cominciamo, vediamo. Paolo ci sblocca il suo iPhone. Perfetto, l'applicazione fai vedere bene. Adidas Snapshot. Quando la apriamo, l'applicazione ci dice fai uno snapshot, cioè la registrazione del tiro. Noi abbiamo la possibilità di impostare la misura del pallone. Se utilizziamo il 5, il 4, il 3, che è quello per i bimbi, noi abbiamo messo ovviamente il 5, quello per adulti. Quindi torniamo indietro e siamo pronti. La cosa da notare attentamente è che se il telefono non sta fermo, non registra il vero, non rileva la vera velocità. Mettiamo il telefono sulla molla, eccoci qua, perfetto. Il telefono c'è. Ok, perfetto. Tocchiamo. Lui ci chiede, attenzione, ci chiede se siamo destri o siamo sinistri. Destri o sinistri? Ovviamente il nostro ombrello è destro, quindi tiro destro. Eccolo qua, ci siamo. Questo è il punto dove dovete mettere il pallone. C'è un cerchio bianco e uno nero. Il pallone deve essere all'interno delle due circonferenze, non deve essere né solamente all'interno di quello nero né all'esterno di quello bianco. Un po' più indietro, un po' più indietro, poco, no, troppo, con le mani, ecco, è perfetto, così va benissimo. Okay. Questa è la parte più difficile, centrare il pallone. Ok. Dopodiché, preparati a registrare. Quando vuoi. Ok, tocca lo schermo per interrompere la registrazione, tocchiamo, l'applicazione mi vedrà, è questo il pallone? Ovviamente sì. Fa una breve ricerca movimento, toccate il pallone esattamente dove lo vedete sullo schermo e ci abbiamo la misurazione, che qua siamo a 77 km orari, 22 metri di volo e angolazione 16 gradi. Questa è un'ottima applicazione. Non so sinceramente quanto corrisponda alla realtà, quanto misura, però già è una buona indicazione di come uno calcia. Se tirate le bombe o se tirate... Come ho tirato io adesso. Ok ragazzi, ci vediamo alla prossima. Ciao.